Ciao a tutti, a tutti! Ciao! Oggi sono qui con mia madre che avete già visto in altri video sicuramente, quindi conoscete. Ciao, ti vuoi ripresentare? Ciao! Chi magari Emanuela, è nuovo. Emanuela. Ok, e facciamo il video decluttering dei suoi trucchi. Godetevelo perché sarà un casino, una cosa dietro l'altra. E ve l'avevo promesso e ve l'ho fatto, quindi vi mando un bacio e vi lascio il video. Ciao! Allora, questa è la partenza. Beauty case. Queste sono le sue cose quotidiane. E questo è un più. Quindi adesso lo andiamo a vedere fase per fase. E poi divideremo solite categorie. Do via, butto e tengo. Allora, iniziamo con questo che è il suo cestino. Praticamente dei trucchi di tutti i giorni, a quanto pare. Cestino dell'orrore. Ecco, giusto così. Lì metteremo le cose da regalare e qui le cose da buttare. Quelle da tenere le lasciamo qua dentro. Ah, prima di tutto io passerei a questi pennelli. Pulissimo. Sì, ma l'hai mai pulito in tutta la tua vita? Sì, ogni tanto. Sì, immagino. Sì, anche sì, questo l'ho pulito l'altra settimana. Ma cosa dici? Ma senti la stoppa, no, che l'ho c'è. L'ho pulito. Cioè, la stoppa, vabbè. A questa pure. Pennelli li teniamo perché a quanto pare gli servono. Devo capire che ci fa, però vabbè. Poi questa, la matita delle sopracciglia, quindi la usi questa. Nuova. Vabbè, sembra anche in ottime condizioni. Si tiene. Poi abbiamo la sua solita matita. Quella la uso. Sarà tanto. Di famiglia. Anch'io la uso così. Ah, numero 10. Sempre di Kiko. Un po' zozza, però nuova anche questa. Dove zozza? Qua, quando lo tieni. Comunque, si tiene. Vediamo. Sì, mi sembra abbastanza buono. Poi, rossetto. Sempre forma. Diciamo che più che altro è sempre gli stessi colori. Adesso se incontriamo qualche altro rossetto poi lo vedrete. Va bene, sempre di Kiko immagino, e che non sapevo. Ma per quanto è usato non si legge neanche il numero. Questo no, si tiene. No, come non si legge il numero? Eh no. Ma tu sta il numero che non si vede. Bene. Allora, c'è il numero, c'è il colore, Velvet Passion. Ok. Poi, ecco. No, quella è bellissima. Punto dolente. La matita a funghetto famosa dell'altra volta, che se non avete visto il video ve lo lascio linkato. Questa è la matita a funghetto, 302 di Kiko. La puoi tenere, però io penso che dovresti anche ricomprarla poi. Poi, questa. Qual è che usi per il viso? No, questa fa veramente cagare. Cioè, abbiamo una BB cream. Questa fa schifo. Ah, no. Scusa, due BB cream. Molto bene. Quindi questa non ti piace? Quindi la regaliamo. È neutra. La regaliamo perché è light. Perché non ti piace? Perché questa l'avevo presa per l'estate. Ma chissà. Ah, certo, ma è light come colore. No, è in colore. Guardate, ma faccio vedere. Ma è una BB cream. Che ti aspetti? Che diventa marroncina, vedi? Sì, ma è una BB cream, tu che ti aspetti? Che leviga solo. Ma no, ma non si leviga la BB cream. Leviga la pelle. Ma no. Uniforma. Vabbè, abbiamo capito che quindi vabbè. Questo primo prodotto da regalare. Mettiamolo qua quindi. Quest'altra BB cream di Revlon. No, questa è eccezionale. Ah certo, ma il colore cacchio di un Oompa Loompa. Ma te la metti? Sì, uso questa. Va bene. Quindi questa ti piace? La usi? Certo, uso tutti. Ok, mamma mia. Poi questo Urban Decay, naturalmente io ho dato io una che se la compra. Beached Bronzer. È rotto? No, perché no. Le sue cose sono quasi sempre rotte. Ma le rotte, sì. Ok, questo lo usi? Sì. Sì, guardate, c'è anche quasi il buco addirittura, non si vede da qua. La uso tutti. Eccolo, un po' si vede. Quindi questo anche le piace. Poi correttore. Sì, immagino come lo usa. No, lo uso. Se lo metti sotto sopra gli occhi. Sì, no, sotto. Sotto gli occhi. Ah, ok. Colore medium, teniamo. E sopra gli occhi ci metto questa. Ah, questa è la base, il primer intendi, questo di NYX. Sopra l'occhio. Full coverage concealer. Ma è un correttore? Vabbè, non commentiamo. È un correttore. È un correttore. Ma non va sopra l'occhio? Vabbè, poi. Ma si allora tiene. Full coverage concealer. Oddio. Concealer. Poi abbiamo quest'altra matita, sempre uguale all'altra, nera, ma è nera. Cavolo, non la uso mai, infatti. Come non lo usi mai? No, quasi mai, cioè. Ma infatti è nuova, mi sembrava troppo pulita. Vabbè, tenere. Poi un altro rossetto, adesso vi faccio vedere. Colorazione. Ah no, questo è un po' più scuro. Ma sempre la stessa forma gli dai. È la bocca che si fa così. Sì, vabbè, ho capito, quante volte ci passi io. Questo però è di Wycon. Matte Sublime Lipstick. Colore, qui si legge? Leggilo tu, vediamo se lo trovi. Si legge. Tanto io qua vedo Matte Sublime Lipstick, basta. Ah, 602, okay. Mi sembra. Ok, tenere. Questo di Kiko. Ma che cos'è sta roba? Cos'è? Questa è la base. La base. Scusami, la base. La uso.
così? No, quasi mai. Ecco, bene. Ma a che serve la base per non sudare, no, il trucco? Per tenere di più il fondotinta, cose che. Ma se che non ce l'ho il fondotinta. Appunto, quindi. Portami. Puoi anche evitare di usarla, però la uso lo stesso. Quindi la vuoi tenere, buttare? Ma io la uso con la BB cream. Ah, pensa come stai. Vabbè, teniamo e poi vediamo quello che succede. Ah, passiamo a questo. Un'altra cosa di Kiko. Che cos'è? Bella, questo è 102. L'ombretto. Sì. Una pulita? Dove la pulita? Ma guarda, è tutto impolverato, non si capiscono i colori, sembrano tutti uguali. Sono quasi uguali. Ah, ok. Questi sono i due ombretti quotidiani. Quindi questi si tengono. Poi vedremo gli altri ombretti più avanti. Prendete questo cestino, è soltanto pieno di mascara. Certo, fanno tutti schifo, ma regala di te. Ma non è vero, fanno schifo. Questo per version di Urban Decay, cioè dimmi dov'è lo schifo. Sì, infatti l'hai usato, è finito. Ma questo era il più bello, infatti. Ah, infatti, è sembra strano. Questi fanno tutti schifo. Quindi lo teniamo quel poco che c'è. Lo aderisci, no? Che ci metti? Sì, ok. Poi questo di Kiko. No, questo è una pizza in gume, fa veramente schifo. No, buttalo, infatti, questo. Ma cosa? Era così già quando me l'hai dato. Ma che dici? Infatti, ma hai rotto qualcosa? Le ciglia, cioè, non ci credo, ma non ci stai il coso che toglie il prodotto in eccesso. Ecco perché. No, vabbè, raga, questo si butta all'istante. Poi questo. Questo è decente. Ciglia. Ah, vedi? Della Maybelline. Lo uso. E funziona, infatti, ancora. Quindi lo teniamo. Questo che cos'è? Che è? Non nemmeno io. È un ombretto di NYX. Ma chi la usa quello? Ma chi la usa? Ma allora regaliamo. Ma però è chiaro, là mi serve da sfumarsi. Ah, no, me lo serve tengo. Sfumare con quando questo. Quando finisce quell'altro? Cioè, è brillantinato. Ah no, che schifo, buttalo. Ma come buttalo? Non buttalo. Si chiama Chandelier. E lo mettiamo allora da regalare, eh? Qualcuno gli darà vita nuova magari. Poi questo bronzer Isadora. Vediamo in che uso condizioni uso. È. Ah vabbè, anche questo c'è la stessa cialda dell'altra. Sì, a parte sporco. Ma perché se pulisco? Va bene. Certo. Ora arriviamo anche ai mozziconi. Lo uso quasi come fardo. Ai mozziconi questo. Rimasti. Questo cioè, che cos'è? Come pennello da fardo lo uso. Ah certo, perché è da fondotinta. Mi sembra giusto. Vabbè che uno dei pennelli ci fa quello che vuole, ma questo da fardo non si può sentire. Per male che la mattina esci prima di me. Cioè, vabbè, teniamolo giusto per perché i pennelli fanno sempre comodo. E adesso vi faccio vedere. Ci sono tutte matite. Questa è un'altra matita di quelle di Kiko, però è più verde. Militare. Oddio, ma non è che si apre. Ci sta ancora, quindi te la tengo. La usi a volte? Sì, faccio cambio con quella 10. Ok, questa è la pastello invece di neve. Sono bellissime, a lei non piacciono. Bellissime, mi è colata da tutte le parti. Sì, stavo a fare i drop bike, sono trovata sui piedi. Scusate, ma voi vi truccate per andare a fare i drop bike? Non penso, quindi non è la matita. Sì. Vabbè, adesso scriveranno qua sotto e vediamo. Ma se io devo andare al lavoro, certo che mi trucco. Ma te la metti dopo la matita allora? Te la porti? No, tanto sono due secondi netti. No. Vabbè, teniamo. Quindi è rimasto questo. Ah, una bella pulita. E cacchio, è fatto apposta questo video. Allora, a parte un dischetto che non voglio sapere cosa ci hai fatto. No. E un pezzetto di carta smocciolato e un po' sporco. Arriviamo alla parte glue. I mozziconi. Eccolo qua. Questo voglio sapere tu dove pretendi di mettertelo. No, quello è bellissimo. Sì, ma comprane un altro. Cioè tra un po' si cancella il numero. Quindi questa la teniamo giusto per perché ha vita breve tanto. E poi questo è il mozzicone della matita che hai comprato nuova. Quindi questo lo puoi buttare. La devo finire. Ma guarda come è temperata male. Certo, perché il temperino non lo trovo mai. Quindi questo va pulito. Adesso rimettiamo le cose e ve le facciamo vedere. Questo è il cassetto secondo lei sistemato, tra virgolette, non so come può capire in tutto questo casino comunque. E ora passiamo alla pochette. Allora, io vedo un botto di mascara, secondo me andranno tutti buttati perché li vedo proprio messi male. Cioè, guarda questo, secondo me non lo producono più da Max Factor. Cioè, ha incarcrenito. Ma è secco. Ma altro che secco, c'è ma il colore blu. Della pochette. Ma che è? Questo va direttamente nel cestino. Ecco qua. Poi, questo rossetto. Ah, tutto cancellato. Che schifo, faccio schifo anche più. A toccarlo. Ma cosa? Ci credo non lo trovi più. Apri e dici oddio. Non c'è. No, butta. Ah no, buttiamolo, ciao. Poi, mascara waterproof di Kiko. Questo pure è secco. Non l'ho mai usato. Se li tieni qua come fai? Ciao caro. Questo Ultra Tech Curve. Ecco, a parte che se non li chiudi bene, cioè voglio sapere dove vanno a finire. Guarda che schifo. No, questo c'è, mazza. Ma dove? Cioè, ci credo che c'è due ciglia in croce. Se continui così. No. Ciao anche questo. Poi qui abbiamo un primer occhi. Questo è il no, primer vabbè, occhi. Questo che...
tutto sporco, povero. Me l'hai dato te. Dove sta? Sì, ma è finito. Ah, cioè, ecco. Ma certo, è finito. Purtroppo questo qui è quello di Elf. E va buttato. Poi, allora, questo. Fondotinta. Fondotinta Sant'Angelica. Quindi l'hai comprato in farmacia, sì. Presumo. Ok. Infatti, cioè, ma non me lo so messo funziona? Più, è nuovo pure. È nuovo, infatti sì, lo vedo che è nuovo, è abbastanza pulito, mi sembrava strano. Quindi lo tieni. Qui abbiamo un altro rossetto. Consumato, cioè ti rendi conto della figura che stai facendo in questo video? Cioè, consumato fino al midollo. Buttare? Buttare. Cioè, buttato. Qui abbiamo un pennello. Cioè, allora, la base è verde e il sopra è marrone. Però questo, dai, gli diamo una pulita e torna come nuovo, quindi buono. Poi, qui abbiamo troppe matite. Quante matite? Ma dove sta? Dobbiamo sfoltire tutte le matite. Sì, ma sono tutte finite. Guarda, non hai capito. La spugna. Oh mio Dio. Che tu fai qua? Vabbè, sì, decente, sporca, ma decente. Poi giri. Cazzo, è del fondotinta, no, di questo. Sì, ho capito, ma una lavata. Ma non l'ho lavata, è macchiata. Ma è possibile. Sembra che non l'ha lavata per 2 anni e poi l'hai lavata di punto in bianco. Infatti. Ah, bene, questo è successo. Io direi che non è proprio igienico, cioè dovresti proprio buttarla per la salvaguardia della tua pelle più che altro, però... quanto pare vuole tenere. Poi no, abbiamo questo. Questo mi piaceva. Primer occhi di Kiko. Sì, ma è finito. Ma perché non ma lo butti? Ma te me l'hai dato. Ah, ma no, perché capito, io li tengo per vedere che qual è quello che ho usato. Non esce più, non e c'è e per sapere quale devo ricomprare. Non c'è speranza, non esce. Buttare. Ciao, buttare. Buttare. Poi no, apri questo. Voglio vedere se hai il coraggio di far vedere ma questa cosa. Ma ce n'è un che po'. Cos'è? Ma cosa? Questo coso lo capisci che sarà scaduto da 4 anni? Max Factor! Cioè, per favore, buttare immediatamente. Cioè, per non parlare di questo. No, questo è vecchissimo. Ma lo vedi la zozzaggine della confezione? No, mio Dio! Cioè, poi questi colori quando me li hai messi. Olografico, lo so, tra infatti, l'altro. Ma chi l'ha preso? Da bambina di 3 anni proprio. Quindi io direi che o lo regali o lo butti, decidi te. Butta, butta. Un altro essence, questo mi sembra un po' in condizione. La cialdina sembrava messa bene però. Però non puzza di scaduto. Ma l'ombretto come fa a puzzare? Non ci stanno componenti liquidi che possono andare a male. E quindi non scade? Sì, poi guardate dove lo sta provando, cioè perché qua secondo te scrive l'ombretto. Ma non si vede! Ma è nude, questo è giusto per uniformare la palpebra, che ne so. Cavolo, mi sono persa l'uniformata. Ma non lo puoi usare. Lo si può usare. Richiudi la confezione e lo metti sì, tra... Sì, è come se chiude, non lo so però. Vabbè, lo metti tra quelle che poi riprendi. Questa è bellissima, delle sopracciglia, me la sono tenuta per NYX, infatti. Infatti, le cose di NYX per le sopracciglia sono fantastiche. E quindi non la trovo da nessuna parte, la NYX, per cui... Adesso spediscono dal sito online, quindi se vuoi la puoi comprare anche online. Yeah! Questa è quella con la mina piccola, Tieniti la confezione, anche se è finita. Per sapere qual è. Sì. Questa non so proprio a che sono. È un ombrettone a matitone di Kiko. Sono doppio. Buoni. Questo puoi anche metterlo tipo sotto il suo pezzo per fare il punto luce. Ma naturalmente non le sai fare queste cose. Qui! No, no. Sotto cioè, il sopracciglio. Io vi farei vedere che parte è sotto indicato. Sotto il sopracciglio. Sì, per lo illumini qua sotto l'arcata che tu non hai. Però va bene. Cioè lo sta provando in diretta. No, aspetta, ve lo devo far vedere. Che stai facendo? Cioè, vabbè. E tanto io in braccio con Gwenda, il trash puro. Che schifo! Ma come? Ma non è vero! Ora sfoltiamo tutte queste e poi vi faccio vedere il risultato finale di questa pochette che abbiamo dimezzato su dimezzato su dimezzato. Allora, abbiamo ritrovato anche questi nella tasca davanti, questa crema. Abbiamo buttato un sacco di roba, compresa la sacchetta. Questo è il secchio. Quindi tutte le cose che deve tenere, cioè queste, sono praticamente tutte matite. Quindi queste poi andranno nella scatola che andremo a liberare adesso. E queste sono le cose invece da regalare, che devo dire per questo cassetto sono abbastanza. Ora passiamo a questo. La scatola. Questa scatola, esatto. Vedo già un nostro vecchio conoscente. Un'altra di queste BB cream. Ma stavolta è finita questa. Cioè, da buttare? Te ne sei resa conto? Forse ti serviva per comprare l'altra. Ma adesso possiamo buttare. Ciao, ciao. Ok, e una è andata. Questo qui è un blush di NYX. Manco so quelli ombre. Quelli ombre, capito? Come si usa un blush, però è troppo scuro per te, io direi che lo regali magari. Ecco, in questo caso vedi? La scatola ha avuto il suo perché, quindi questo si regala. Poi, questo pennellone,
Che è un kabuki. Che è un kabuki? È un kabuki. E che serve? Per la cipria magari, cose del genere. Vabbè, tienitelo, non si sa mai. Poi abbiamo, oh, un altro. Questo invece che è, ah, è light medium. Ma scusa, usa questo, è un po' più chiaro. Ma troppo chiaro. Ah, ok. Quindi regalo. Troppo chiaro si regala, certo. Okay. No, è il colore. Che belle queste. Ma questo che l'ho comprato a fare, che non lo so usare. Cioè, questo ho comprato matte bronzing powder, cioè... È nuova, mai usata. E allora che dici? O la inizi a usare oppure la regali? Regalo. Oh, regala, anche se è nuova, strano. E questa io direi che è un cimelio. Cioè, c'ha il buco più grande che un trucco abbia mai visto. No, vabbè, della linea di quelle che sapeva il cocco. Lo io so, direi che è ora di buttarla. Ora. Sì, sa di cocco. Eh sì, lo so, me lo ricordo. Magari la butti? Sì. Ecco, bravo. Poi, questo, che cos'è questo arancione? Ti ho dato io di neve. Mamma mia, levalo, regala. Lo regaliamo. Mamma, tanto non lo usa, ci ho provato. Orribile. Qui che c'è sta fanco, perché se... Che cos'è? È un altro rossetto, no. Abbiamo trovato. Ma che razza di colore è? È tipo mattone. Lucido poi, fra la... Quindi? Nyx! Ah, era quello che ci hanno dato il regalo. Che fai, lo tieni? Lo regala. Indovina? Ah, un'altra delle pastello famose che gli ho dato. Che naturalmente non ti piace, penso, giusto? Quindi la colano, regaliamo. Colano, sono troppo mosce. Sì, ancora perché ci vai through bike. Questo... Che cos'è? Un fondotinta di Kiko? Sì, che è color cacca. No, si dice, cioè, colore un po' lupa. È troppo bianco. È troppo chiaro o troppo scuro? Guarda, non lo so. Ma come non lo sai? Non sai se è troppo chiaro o troppo scuro? Non lo so, guarda quanto è chiaro. Ma come chiaro? Ma... No, adesso mi dite dov'è il chiaro qua. È perfetto. Cioè, questo è il colore mio? Beh, magari ci si avvicina. Dov'è il tappo? Dove l'hai messo? Ah. Ok, quindi, vabbè, allora lo regali. Perché comunque è nuovo, ci sta ancora. Infatti, guardate. Mettiamo qui, poi... Qui che cos'è? Che cos'è sta roba? Un rossetto di MAC! Ecco, era questo quello bello! Tu, ma quando l'avrai preso? Era questo quello bello! Cherise! In ma America, mi sa. Te lo dico io quando l'hai preso. Quando la prima volta che sono entrata da MAC ho comprato un rossetto, lei si è comprata questo. E la prima volta stiamo parlando di 4-5 anni fa, Ammazza, sì, quindi, dai. Sì, ti giuro, quindi... Però profuma! Lo puoi pure ricomprare. Ho capito, ma non ci sta che come te lo metti? Col ferro del... Col dito. Sì, col dito. Magari con pennellino. Un rossetto di MAC non fammi si vedere. No, perché questo mi serve per farci il back to Mac, oh, mica si scherza. Questo? Questo è bellissimo, devo dire. Però io ho la pelle troppo secca. Ah, è un questo. Fondo compatto. Ma questo d'estate lo devi usare. Non lo puoi usare adesso. D'estate che ci credo, cioè, se c'è la pelle secca, tu dovresti usare solo fondi liquidi. Infatti. No, vabbè, quindi questo lo regali, a prescindere proprio. Poi, questo è un illuminante, sempre di NYX. Ma è rosa. Sì, che non è per me proprio, guarda. Quindi diciamo che lo regaliamo anche questo. Questo mascara famoso che ho usato. Ah, anche... meraviglioso, ma non c'è. Appunto, quindi diciamo che lo butti anche questo. No, guarda che seccatore. No! Che oscenità. Questo però è il più bello. Ho capito, ma lo ricompri perché tanto sì, lo fanno ancora, questo, mi hanno detto. Fatto. Quindi ciao, buttiamolo. Poi, questo è un eyeliner di Kiko. Oh, questo era quello buono, dammi la mano. Oh, ma questo è buono, wow. Ma lo voglio io. Visto che tanto te non lo usi. Non lo uso. Ecco, Ilaria ha trovato il suo nuovo eyeliner. Ah, hai visto? Sì, una cosa dopo tutto il lavoro che ti sto facendo. Questo qui è un blush in crema di Kiko. No, per carità, no. Arancione. Regalare. Qui si fa svelta perché sì, non gli infatti, piace niente. Poi, un'altra matita verde. La famosa 10. Ho capito, ma se è finita, infatti, la butti. La tanto ormai 10. Abbiamo quella nuova, quindi giusto, si può buttare. Sì. Un altro ombretto verde militare di neve. Anche questo presumo che tu lo vorrai regalare. Infatti. Abbiamo trovato un altro oddio, un altro mozzicone, un'altra mostra. Non sapete quante ne abbiamo trovate prima? Ma quante ce l'hanno avute? Cioè, ma almeno 6 secondo me ne abbiamo trovate. Buttiamo anche questa. Questo, altro rossetto della Kiko, no, io non ce la faccio più, sono tutti finiti. Devi farci con questo, te lo devi ricordare? No. Lo butti via. Via. Oh! No! Questa è in carta pecorita. Ma guarda, è elastica, ritorna come era prima. Questa me la cercavo, raga, questa perché è elastica. Che brutta. Poi qui abbiamo un ombretto di Sigma. Cosa si vede che io l'ho dato io perché Sigma. La Sigma non sa neanche che cos'è. Perfetto. E è un ombretto marroncino, sì, un po' brillante. Glitterato. Ti piace? Lo diamo via? Ma chissà quando lo posso usare, guarda, non lo so. Quindi? Chissà. Lo diamo via. Adesso mettiamo a posto e vi facciamo vedere il risultato finale di tutto questo decluttering che finalmente è finito. E abbiamo il secchio piano, vi dico solo questo.
Allora, decluttering più soddisfacente della storia, perché queste sono le cose che teniamo e queste invece da quest'altra parte sono le cose che andiamo a regalare. Tutte queste cose, guardate, sono più delle cose che teniamo. Per non parlare del cestino là sotto che è tutto pieno. Quindi io direi che sono abbastanza soddisfatta. Il video l'abbiamo girato, se siete contenti, visto che lo volevate in tantissimi da quando ve l'ho proposto. Se vi è piaciuto, thumbs up e iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, saluta. Ciao.